L'Inter è serena, il Bari altrettanto. Ai due direttori d'orchestra sta bene il pareggio. Salvemini è fiero di un Bari che non teme le grandi. Trapattoni guarda la classifica e ritiene prezioso un punto in trasferta. D'altronde il segno X era nell'aria, a giudicare dall'accuratezza con cui gli allenatori hanno cercato di annullare le rispettive fonti di gioco. Terracenere, francobollo di Mateus. Maiellaro, alla 100ª partita di campionato con la casacca biancorossa, preso in stretta custodia prima da Battistini, poi da Beppe Baresi, subentrato al compagno infortunato. Mezz'ora iniziale con pochi sussulti e Inter più concreta. Berti e il portiere Biato sono i primi a vincere il gran freddo e a mettersi in evidenza. Prima di uscire per infortunio, Battistini colpisce il palo con un tocco di piatto. Al 31esimo i pugliesi si portano in vantaggio. Lunga rimessa laterale di Carrera, tocco di Raducioiu per l'avanzato Maccoppi che insacca. L'acquisto dello stopper, a stagione avanzata, si rivela davvero azzeccato. Ma la gioia del Bari dura solo 4 minuti. I calci piazzati di Mateus, come mercoledì in Coppa, sono sempre insidiosi. Serena sfrutta la parabola invitante del tedesco e pareggia col pezzo forte del proprio repertorio, il colpo di testa. Nella ripresa quasi un patto di non aggressione fra due squadre che hanno deciso di graffiarsi solo per 45 minuti. Il Trap, temendo che i fischi si perdano nel vento, passa ad urli più convincenti, uditi evidentemente dal solo Mateus che non si rassegna al pari, offre un buon pallone a Mandorlini e poi dalla distanza scalda le mani a Biato. L'ultimo tiro è di un 32enne sempreverde, Di Gennaro, uno dei migliori in campo. Finisce 1-1 per la soddisfazione di tutti. Negli spogliatoi, microfono a Maiellaro, novello Hemingway. Nel libro che hai scritto, il capitolo Inter, come lo titoleresti? Beh, sapevo che era una storia a parte, era molto difficile. Oggi abbiamo avuto la conferma. Se dovessi scommettere sullo scudetto? Beh, come si è dimostrata oggi, sicuramente l'Inter farà molta strada. Sei interista? Beh, da piccolo ero interista. Giovanni Trapattoni, e vissero tutti felici e contenti? Sì, almeno da parte nostra, era uno dei due obiettivi o dei risultati che ci eravamo prefissi. Noi schedine avevamo messo X2, però scherzi a parte devo dire che sapevamo di soffrire, questo Bari ci ha fatto soffrire, credo che tutto sommato di fronte alle occasioni avute noi e loro un risultato che soddisfa entrambi e noi dopo una settimana così intensa siamo contenti di questo risultato. Sembri il fratello piccolo di quel Di Gennaro che giocava in nazionale. Io ho 32 anni, però quest'anno ho ritrovato molti stimoli, molti entusiasmi, quindi mi ha dato la forza, la voglia di continuare a lottarmi un posto in squadra. Sai, non è che pensassi molto di giocare quest'anno, però ecco, la soddisfazione è ancora maggiore perché ho visto giocatori che danno l'anima, compreso il sottoscritto, e questo penso sia la forza di questa squadra in questo momento. Aldo Serena, per te un gol al Bari ha un significato particolare? Sì, io ho giocato qui a Bari 10 anni fa, per cui mi ero trovato benissimo. Esperienza fantastica, e dal Bari non avevo mai fatto gol nella mia carriera. Tutte le altre squadre di Serie A e di Serie B, sì, e al Bari no, era come una maledizione. Oggi ho fatto gol, ho fatto una bella partita, abbiamo pareggiato, per cui penso siamo contenti un po' tutti. Eppure il Bari pensava di aver acquistato solo uno stopper. No, ogni tanto ci provo, ho fatto vari gol e questa volta ci sono di nuovo riuscito. Ma provarci con Zenga? Ci ero già provato una volta a San Siro, pari 3-4 anni fa, me lo annullarono, non so il perché. Verso il finire della partita, oggi invece ho visto la palla entrare in rete, nessuno ha fischiato, poi risultato.